Rimuovere lo stigma e rompere il muro del silenzio per facilitare le nuove diagnosi e un più facile accesso alle terapie. E questo è l'obiettivo della campagna HIV, ne parliamo? Promossa da Gilead e patrocinata da 16 associazioni pazienti, oltre alle società scientifiche CIMIT e ICAR. Una campagna che mira a sottolineare come, oggi, l'HIV sia un virus controllabile e grazie a una corretta aderenza alle terapie si possa raggiungere un risultato clinico impensabile fino a pochi anni fa, la non rilevabilità del virus e, quindi, l'impossibilità di trasmetterlo. Professor Gori, come possiamo descrivere oggi la qualità della vita della persona colpita da HIV? Di ottima qualità di vita. Paziente che vive con HIV, non parliamo più di pazienti, ma parliamo di persone che vivono con HIV proprio perché oggi è possibile avere una qualità della vita assolutamente normale. Tuttavia lo stigma pesa ancora? Tantissimo. Questo è un problema che nel tempo si mantiene, nel tempo non riusciamo ad abbatterlo come vorremmo. Parlavo prima di U equal U, questo claim fortissimo dal mio punto di vista, che dovrebbe rompere definitivamente lo stigma. Una persona che vive con HIV e assume terapia antiretrovirale non è una persona contagiosa, può vivere nella società, può avere una vita assolutamente normale, affettivamente normale, sessualmente normale, può avere un desiderio di genitorialità come una persona normale. Come dovrebbe essere impostato allora il rapporto con il medico? Il rapporto col medico è quello che in qualche modo è un po' come la coperta di Linus, no? Il paziente deve potersi rivolgere al medico, deve poter avere una persona di riferimento, deve anche talvolta avere una persona con la quale si confida. Appunto, abbiamo parlato prima di stigma, quindi del ruolo della persona che vive con HIV anche all'interno della società. Ovviamente io penso il rapporto col medico debba essere anche in questo contesto, quindi non solo qualche cosa legato alla patologia, ma anche qualche cosa di più allargato e che prenda un po' così in carico anche quella che è la persona e gli aspetti psicologici legati anche appunto all'infezione. Qual è oggi la situazione da un punto di vista infettivologico? Abbiamo ancora troppe nuove infezioni sui giovani. Questi due anni di Covid sono stati anni difficili. Ovviamente tutte le attività, soprattutto che facevano le associazioni di volontariato, si sono fermate. L'offerta del test, che era molto estesa, si è ridotta molto e dobbiamo recuperare un po' il tempo perso. Gli ultimi dati del COA, quindi delle nuove infezioni che sono stati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, evidenziano ancora una diffusione troppo alta dell'infezione nei giovani e questo dobbiamo prenderne atto e lavorare in questo senso. La campagna HIV Ne Parliamo mira essenzialmente a fare luce su dubbi, perplessità e paure. Del resto, un rapporto realizzato da Elma Research sui 500 pazienti dimostra come, a fronte del progresso medico, gli unmet needs dei malati restano molti e riguardano soprattutto il timore del giudizio, l'affettività, il rapporto con i familiari e, in generale, l'accettazione sociale. Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito www.hivneparliamo.it. Presidente Giupponi, parliamo della campagna. Può dirci qual è la sua importanza? L'importanza di questa campagna è fondamentale perché a HIV Ne Parliamo, qui c'è un punto di domanda, io lo trasformo anche a HIV Ne Parliamo sì, e ne parliamo anche in forma esclamativa, perché di HIV ne dobbiamo parlare per le persone che vivono con l'HIV, per le persone che non hanno l'HIV, quindi per la singola persona, perché se parliamo di HIV apriamo anche una comunicazione a tutti, diamo un'informazione, sensibilizziamo le persone, perché è importante a distanza di 40 anni che di HIV se ne parli quotidianamente. Quali sono le persone che secondo lei hanno più bisogno di informazione? Allora, se dovessimo guardare i dati che sono appena usciti, i dati del COA, il Centro Operativo AIDS,
dicono che le diagnosi tardive sono le persone over 50, è stato menzionato anche stamattina. È importante parlarne a tutti, dai giovani agli adulti. I giovani però sono più aperti ad ascoltare, a informarsi, a fare anche un test. L'adulto invece non si sente a rischio, quando l'83% delle diagnosi oggi del 2022 sono da rapporti sessuali eterosessuali maschi e femmine. Le donne sono le persone che si informano meno perché non si sentono esposte al rischio di HIV. Invece è importante parlarne a tutti, alla persona giovane, adulta, anziana, perché l'HIV non guarda l'età, guarda tutti coloro che hanno avuto rapporti non protetti e di cui non conoscono lo stato serologico dell'altra persona. Come associazioni pazienti, come ritenete che le istituzioni possano migliorare l'impegno di contrasto all'HIV? Allora, ampliando l'accesso al test, quindi la possibilità di eseguire il test dell'HIV in più contesti, il Ministero della Salute ha riconosciuto le associazioni, la community come operatori laici per l'esecuzione del test, quindi in contesti non sanitari, quindi ampliare l'offerta, rendere l'accesso usufruibile a tutti, anche a quelle persone che sono le più fragili. Anche questo è stato menzionato oggi, alle persone straniere, alle persone che magari vivono in strada, alla persona che fa ancora uso di sostanze, che quindi ha una fragilità maggiore. E il nostro impegno è di sostenere, collaborare attivamente a questa offerta, perché una diagnosi precoce permette innanzitutto alla persona di iniziare a vivere con l'HIV in modo sempre, io dico, con sofferenza all'inizio, ma in modo più facile, non è forse la parola giusta, però se scopro di essere in AIDS il mio percorso sarà ancora più doloroso. E alle istituzioni ha un costo minore, perché se faccio un test e scopro, vengo preso in carico prima e l'obiettivo è di arrivare a non avere più diagnosi di HIV. Può ricordare qual è l'impegno Lila verso coloro che hanno già ricevuto una diagnosi? Siamo un'associazione di persone con HIV e non, perché prima di tutto siamo persone, no? Ci tengo a precisarlo, perché noi offriamo un servizio tutto l'anno di helpline, un centralino informativo per le persone che vogliono informazioni, ma anche per le persone che hanno l'HIV. Abbiamo anche attivato uno sportello virtuale da remoto il 13 di novembre per tutte le persone che hanno l'HIV, che possono chiedere supporto. Noi offriamo supporto alla pari, offriamo i colloqui di ascolto, offriamo incontri, gruppi di incontro, perché la persona con HIV ha bisogno di confrontarsi, di sapere, di capire. Alla base di tutto questo per noi c'è l'empowerment della singola persona, perché se io acquisisco conoscenza, io persona con HIV acquisisco conoscenza e ho consapevolezza, innanzitutto vivo meglio, ottengo un equilibrio e mi permette anche di comunicare al mondo attorno a me magari la mia situazione di persona con HIV, che comunque sempre, ribadisco, una scelta, non deve essere un obbligo, ma è una scelta della singola persona. Dottoressa Negri, oggi abbiamo ricordato il peso dell'HIV nella vita delle persone che ne sono affette. Qual è il ruolo del supporto psicologico? Il ruolo dello psicologo è, diciamo, un ruolo soprattutto oggi, al giorno d'oggi, importante, perché chiaramente è la persona che in qualche modo porta all'interno della relazione un elemento importante, che è la comunicazione, no? La persona che riceve comunque una diagnosi di HIV è una persona che in quel momento è confusa,
insomma si pone tanti interrogativi, e interrogativi che il medico chiaramente dal punto di vista informativo può in qualche modo assecondare, ma noi siamo fatti insomma di una parte cognitiva, una parte emotiva, e quindi tutte quelle informazioni che il medico dà vanno poi in qualche modo, non per tutti chiaramente, ma per tanti, accompagnate per far sì che queste informazioni, questa nuova situazione che la persona necessita di accogliere, possa essere in qualche modo inserita nel contesto di vita sia emotivo che concreto della persona stessa. Per cui lo psicologo, il ruolo dello psicologo, non trattandosi sì, o almeno non sempre di persone chiaramente con delle psicopatologie, diventa un ruolo più di veicolo di comunicazione, di una buona relazione, creazione di una buona relazione laddove, chiaramente un esempio di buona relazione laddove appunto non ci sono dei parametri come il giudizio, come che in quel momento sono veramente determinanti, quindi favorisce un'accoglienza anche per la persona insomma che ha ricevuto questa informazione. Questo viene da dire. Quali sono le domande a cui più di frequente dovete dare una risposta in termini di supporto? Questo dipende moltissimo dalla storia della persona, nel senso che se la persona che riceve una diagnosi di HIV è una persona che ha degli anni 80, diciamo così, o 90, chiaramente ha un vissuto storico rispetto a quello che l'HIV poteva rappresentare, il problema principale resta magari la preoccupazione sulla sopravvivenza, il primo problema. Se parliamo invece di nuove generazioni, quindi generazioni che magari grazie anche chiaramente sia al supporto medico e scientifico ma anche a internet, ai social, sono informati, il problema reale, che è trasversale anche a quelle precedenti che ho citato, è lo stigma e il pregiudizio. Quindi la prima domanda che ci si pone è: cosa faccio, a chi lo dico, mi capirà, se ho un partner come faccio a dirlo, se non ho un partner come troverò un altro partner? Quelle dinamiche ruotano sempre intorno a queste tematiche. Come descrive il ruolo dell'associazione pazienti dal suo osservatorio? Allora, noi lì dipende, credo, anche rispetto all'associazione di cui tu fai parte. Io sono di Allights Lombardia nel mio caso, e da sempre diciamo Allights Lombardia è nata in collaborazione proprio con gli istituti clinici e i medici, per cui non so, personalmente grazie all'associazione ho anche un ambulatorio all'interno delle malattie infettive, per cui parlando di noi, il ruolo è sempre all'interno della triade di esperto a livello di comunicazione e di relazione. Rispetto all'associazione facciamo un po' da ponte per tutte quei bisogni che le persone con HIV hanno e che chiaramente non tutti possono essere soddisfatti dal personale sanitario. Mi riferisco, a bisogni di carattere psicosociale, a bisogni di carattere, nel nostro caso, non so, i trasporti presso l'ospedale banalmente, perché non tutti hanno questa facilità di accesso, piuttosto che sostegni economici, insomma ci sono varie sfaccettature, però diciamo che la parola che mi piace di più è che le associazioni possono rappresentare un ponte tra la persona paziente e la sanità e anche le istituzioni, forse in qualche modo. Fondamentalmente questo. Mi piace dire anche che diciamo l'ideale sarebbe che le associazioni non venissero percepite come un ponte in termini di emergenza, ma un ponte in termini di costruzione, no? Sempre una maggiore costruzione di progetti che possano poi in qualche modo essere funzionali e non solo nell'emergenza, ma in una costruzione migliore per tutti futura.